in un paese lontano, lontano. La storia che racconta è come tutte le altre. Inizia con c'era una volta, ma questo posto esiste ancora. Allora, c'era un omino piccolino, più largo che lungo, untuoso come una palla di burro, con gli occhietti da furbo e un visino così dolce color rosa che il sorriso sembrava stampato sopra. Che faceva? Scandiva slogan per chi non stava a sentire, per poche lire garantiva l'avvenire. Il sabato mattina, normalmente, da quando sono sceso in campo in politica, lo passo con i miei legali a preparare le 2 o 3 udienze in cui sono oggetto delle attenzioni dei PM e dei giudici ideologicizzati, che sono una metastasi della nostra democrazia. Nel paese dei balocchi c'è grana per tutti, c'è un sogno per tutti, c'è fama per tutti, c'è chi si è comprato l'Italia, non l'hai notato, e tu l'hai votato, e tu l'hai votato. Nel paese dei balocchi c'è figa per tutti, c'è spazio per tutti, c'è un re per tutti, c'è chi si è comprato l'Italia, non l'hai notato, dalla P2 a Forza Italia, no, no, nulla è cambiato. Gli sfruttati hanno fatto della televisione pubblica paganza per i suoi diritti e niente. Io credo che sia un preciso dovere da parte della nuova dirigenza di non permettere più che questo. La Repubblica Italiana si proclamò re dello Stato libero di bananas, legalizzò la Signor Schulz, so che in Italia c'è un produttore che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti. La suggerirò per il ruolo di Capò. Scuola chiusa per festa, dove la testa non serviva per studiare, dove un libro non c'era e informarsi era illegale. Ho troppa stima dell'intelligenza degli italiani per pensare che ci sia un giro così tanti coglioni che possono votare facendo il proprio disinteresse. La libertà che proclamava in realtà non era tale, voleva libertà ma di fare ciò che gli pare. Giungo una cosa ancora. I would like to add one more thing. Sure. I consider that the flag of United States not only a flag of a country, but is a universal message of freedom and democracy. Thank you, sir. His English is very good. Cambia il paese dei balocchi, c'è grana per tutti, c'è un sogno per tutti, c'è fama per tutti, c'è chi si è comprato l'Italia, non l'hai notato, e tu l'hai votato, e tu l'hai votato. Nel paese dei balocchi c'è figa per tutti, c'è spazio per tutti, c'è un re per tutti, c'è chi si è comprato l'Italia, non l'hai notato, dalla P2 a Forza Italia, no, no, nulla è cambiato. La stampa si informava solo per i suoi interessi, la chiesa che pregava solo per i suoi interessi, lo Stato difendeva solamente i suoi interessi. Era il re, ma di chi? Di un popolo difessi. Per quanto riguarda Mangano, che non era uno straniere, era il fattore che avemmo ad Arcole con tutta la sua famiglia, madre, moglie e 2 figli, che lui accompagnava all'asilo tutte le mattine insieme ai miei bambini, era una persona che con noi si è comportata benissimo, poi ha avuto delle disavventure nella vita che l'hanno messo un po' in mano a un'organizzazione criminale. Lui eroicamente, sono d'accordo con Dell'Utri, pur essendo così malato, non inventò mai nessuna cosa contro di me e lo lasciarono andare a casa il giorno prima della sua morte. Stava morendo in carcere. Ben quindi, dice Dell'Utri, nel considerare eroico un comportamento di questo genere.